Come il sole che brilla nel più alto dei cieli, così è la bellezza di una donna buona nell'ordine della sua casa, una lampada splendente su un candelabro sacro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i Suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria, e saranno riunite davanti a Lui tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere, siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il Re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore. Noi sacerdoti spesso sentiamo che il nostro discorso di Dio è astratto. Parliamo con un linguaggio strano. Spesso i fedeli dicono che non capiscono certe espressioni quando parliamo di Dio. Possiamo ritenerlo giustificato perché Dio è un mistero, e siccome è mistero non possiamo comprenderle così com'è. È vero, noi cerchiamo di descrivere Dio con linguaggio semplice, come Gesù quando parla del Padre, ma rimarrà sempre un mistero, qualcosa che non potremo mai scoprire. Per quanto vogliamo comprendere Dio, Dio sarà in una luce inaccessibile per sempre. Per quanto il nostro Dio sia un mistero e i teologi lo descrivono in modo astratto, questo stesso Dio si rivelava a noi nella storia e soprattutto nella persona di Gesù di Nazaret. Gesù ha rivelato la verità più perfetta di Dio. Sul suo discorso di Dio, sul regno dei cieli, sugli uomini, sulla fede, Gesù usa le parabole, le storie, le immagini per spiegare alle persone in modo semplice le cose astratte. Proprio nel Vangelo d'oggi abbiamo sentito una tale parabola.
Parlando dell'ultimo giudizio, Gesù usa un'immagine semplice per spiegare alla gente la loro missione sulla terra e come saranno giudicati nell'ultimo giudizio. È evidente che le persone saranno divise. I buoni saranno divisi dai malvagi, o meglio dire, saranno divisi dai buoni da coloro che sono indifferenti. Gesù dice che nel regno entreranno coloro che gli hanno dato da mangiare quando aveva fame, bere quando aveva sete, l'hanno vestito quando era nudo, e privi di questo regno erano coloro che saranno coloro che erano indifferenti, cioè coloro che l'hanno visto così, in queste condizioni, e non l'hanno aiutato, girando la testa, continuando a vivere la loro vita, non prendendosi cura di colui che è nel bisogno. La confusione di coloro che non gli hanno aiutato, Gesù spiega con questa frase: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, e non l'avete fatto a me quando non l'avete fatto a uno dei più piccoli. Quando Gesù parla dei più piccoli, si riferisce a coloro che hanno bisogno dell'aiuto. Quel più piccolo è colui che i problemi di vita hanno oppresso e ha bisogno di coloro che stanno dritti, che sono forti. Ha bisogno per dargli la mano e tirarlo su dalla terra. E Gesù dice chiaro che aiutando tali persone aiutiamo Lui stesso. Fratelli e sorelle, vediamo che coloro che sono nella parabola di Gesù erano confusi dal mistero del discorso di Gesù. Loro si meravigliavano e dicevano: quando ti abbiamo aiutato, cioè quando non ti abbiamo aiutato. Erano confusi, come lo siamo anche noi quando ascoltiamo sui misteri del regno di Dio e di Dio stesso. Ma Gesù mostra che il regno dei cieli è semplice e che Dio è comprensibile a tutti. Un comandamento semplice: amare Dio e amare il proprio prossimo. Il Vangelo è ridotto a due comandamenti d'amore. In essi è nascosta tutta la vita cristiana: amare il prossimo, aiutarlo nella difficoltà, per amore verso Dio. Allora non possiamo lamentarci di non comprendere qualcosa o non volendo giustificare la propria indifferenza. Ciascuno di noi deve aiutare il proprio prossimo, e lo deve fare per amore verso Dio, sapendo quando aiutiamo i più bisognosi, aiutiamo Gesù stesso. E questo nel XIII secolo l'ha capito molto bene Santa Elisabetta d'Ungheria. Già da ragazza era fidanzata con Ludovico di Turingia. Era piena di semplicità e umiltà. Ha accettato la sua vita, anche se era già fidanzata da ragazza, ma si è innamorata di suo marito e con suo marito ha vissuto una vita esemplare cristiana. Aiutava tutti coloro che erano nel bisogno. Talmente li aiutava che i servi della corte le proibivano di portare fuori le cose della corte, e credendo che non c'è tanto senso aiutare coloro che hanno toccato il fondo. Ma Elisabetta aveva capito bene le parole di Gesù. Possiamo dire che questo Vangelo è rimasto impresso
nel suo cuore e nella sua anima. Dopo la morte del suo marito, continua ad aiutare gli ammalati e emarginati, aiuta tutti quelli che hanno bisogno dell'aiuto. Santa Elisabetta ha compreso Cristo e l'ha amato nei poveri. Lei è protettrice del terzo ordine francescano perché era entusiasta di nuovo ordine francescano che era nei suoi inizi, voleva vivere come San Francesco la povertà e come protettrice del terzo ordine e modello per tutti i terziari affinché possano essere coloro che riconosceranno Cristo nei poveri. Lei contemplava il mistero di Dio per quanto poteva essere astratto, ma lo viveva nella vita quotidiana, nella semplicità di vita, mostrando con le sue opere che comprendeva le parole di Gesù e le sue esortazioni. Non era indifferente, ma viveva la volontà di Dio. Cari fratelli e sorelle, Dio ci doni la grazia di vivere il suo comandamento d'amore in modo di essere riconosciuti nell'ultimo giudizio come coloro che potranno prendere parte alla gioia del Regno dei Cieli. Amen. Fratelli, lodiamo il Padre per il dono di Santa Elisabetta, che fu strumento di pace e di misericordia nella Chiesa e nel mondo del suo tempo. E insieme preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Dove c'è odio, fa che portiamo l'amore e che all'offesa rispondiamo con il perdono. Preghiamo. Dove c'è divisione, insegnaci a portare la riconciliazione e su ogni errore la verità. Preghiamo. Dove c'è il dubbio, fa germogliare una fede salda e nella disperazione vinca la speranza. Preghiamo. Dove c'è tenebra, aiutaci ad essere luce e gioia, dove c'è la tristezza. Preghiamo. Dove c'è povertà, aiutaci a consolare, a capire, a amare i nostri fratelli, e dove c'è ricchezza, a testimoniare la tua povertà. Preghiamo. Nelle difficoltà e nelle prove che ci abbattono, sappiamo salire in alto per vedere in ogni avvenimento Cristo, accoglierlo e ricevere da Lui la grazia. Preghiamo. Per i nostri fratelli defunti, siano rivestiti della veste candida del battesimo. Preghiamo. Dio della pace e della misericordia, rendici capaci di seguire l'esempio di Santa Elisabetta, felici di donare la nostra vita per i fratelli più poveri e bisognosi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.